Eccomi qua, occhio di lince, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Ricordatevi sempre di mettere i like e fare dei commenti, così diamo la possibilità di raggiungere questa video lezione a tutti quelli che possono esattamente interessarsi su questo argomento e di iscrivervi al mio canale e di schiacciare, di accendere la campanella per non perdere neanche una lezione. 365 giorni di lezione, sempre al mattino. Ok, oggi il tema sarà la respirazione. Due tipi di respirazione che ancora non abbiamo visto. Sarà esattamente un tipo di respirazione che rispecchia l'animale coccodrillo. E poi la seconda respirazione toracica, ma parte posteriore, per cui mi metterò con la pancia in giù. Bene, prima di iniziare, via la sigla. Allora, mi metto in pancia in giù e metterò la mano una sopra l'altra e appoggerò il dorso del palmo. Magari spiego prima che così quando sarò nella posizione farò il respiro. Allora, siccome metterò l'addome schiacciato a terra, questa compressione mi darà un input di respirare su delle altre parti del corpo, quindi non riuscirò a respirare sulla parte frontale dell'addome e nemmeno sulla parte anteriore del torace. È ovvio che poi, siccome siamo abituati a respirare in maniera frontale, il mio cervello creerà questa idea di comunque respirare frontale, ma siccome saremo schiacciati, per forza avremo questo respiro laterale e posteriore. Quello che dovremmo fare è di incidere e di spostare appositamente questo respiro per ora laterale. Quindi respirerete qui sui fianchi. Questa respirazione si chiama respirazione coccodrillo. Ok, adesso mi metto giù. Mi stendo, una mano sopra l'altra, respiro adesso tranquillamente, normale. Man mano io schiaccio l'addome, il respiro comincerà a spostarsi. Gomiti rilassati e appoggio giù la fronte. Mi aggiusto. Vedrete che sarà proprio la parte iniziale, vedrete che poi è un discorso più che altro che dovete proprio spostare il respiro laterale, perché sennò il corpo vorrà respirare frontale e avrete poi difficoltà. Per cui spostatevi subito lateralmente. Respirerete finché troverete questo respiro. Saranno 3, 4, 5, 10, il massimo che potete. Magari rimanere anche da 2 minuti o 3 minuti in questa posizione.
Piano piano cercate di allungare sempre di più questo respiro. Vi do una piccola informazione, un piccolo suggerimento. Appoggiate la lingua sopra il palato superiore. Vedrete proprio che il respiro sarà più controllato ancora. Faccio ancora tre respiri. Bene, allora, questo primo respiro potrebbe essere non tanto facile. Magari guardando così dice, caspita, sì, è semplice, basta respirare sui lati. Non è esattamente, anche perché certe persone non hanno questa percezione proprio di un respiro in una determinata del corpo piuttosto dell'altra. Allora ci sarebbe magari bisogno di una seconda persona che metta le mani proprio sui fianchi. Siccome non ce l'abbiamo, avremmo potuto fare, metto una salvietta, un po' un rialzo sopra la fronte, con le mani l'appoggio in questa maniera, ok? E provo a sentire me stesso il respiro sia in questa posizione. Meglio ancora se fosse un'altra persona, quindi proprio sentire questa espansione laterale dei fianchi che si gonfiano e che si restringono. Uno potrebbe dire, ma perché dovrei esattamente respirare così? Per quale motivo? Allora, ciò che stiamo facendo è un neuro-warm-up. Un neuro-warm-up cosa vuol dire? Che io sto mandando delle informazioni particolari di qualità al mio sistema nervoso. Il mio sistema nervoso elabora in una maniera o nell'altra, dà esattamente come risposta magari una specie di regalo. Ok, tu hai sviluppato un tipo di respiro che il mio sistema, quindi il mio cervello, non sapeva e non conosceva bene. L'hai fatto bene, io ti do un regalo, che può essere esattamente un inizio o un sviluppo della pratica successiva di yoga fatta in una maniera migliore, o comunque una riduzione del dolore o un miglioramento della mobilità articolare. Per cui qualsiasi tipo di informazione di qualità e un'informazione che io non conosca bene perché non è ancora fa parte da un mio programma che è già elaborato, che è già automatizzato. Per cui sto costruendo una neuroplasticità, sto creando delle nuove sinapsi, per cui il mio sistema nervoso centrale mi regala. Questo è un concetto molto semplificato perché non vorrei esattamente dare delle spiegazioni molto più profonde. Ok? Basta che sia così, uno dice, caspita, mi metto lì, faccio questa respirazione, mi concentro, sento questo respiro, bene, lo fa per 1, 2, 3 minuti e va bene. Ora questo respiro posteriore che è abbastanza, possiamo dire, è più complicato rispetto a questo anteriore che è il coccodrillo, anche perché la gamba toracica si muove di meno che sui fianchi. Allora, la parte anteriore sarà schiacciata a terra e anche l'addome,
io blocco la parte laterale, quindi ho già fatto, e vado sul dietro. Quindi dovrò sentire un'espinta del torace verso l'alto. È quasi come se io dovessi, mi dovessi proprio sollevarmi da terra. Ovviamente non sarà un movimento tanto in alto, sì, un po', ma più che altro di apertura degli spazi intercostali. Ecco, questo sarebbe. La posizione è la stessa, mettiamoci giù la fronte e poi cominceremo la nostra pratica con delle posizioni di yoga. Mi metto giù di nuovo. Fronte sopra il dorso dei palmi e comincio. Vi do un suggerimento. La prima inspirazione dovete buttare fuori tutta l'aria, anche attraverso la bocca. E poi cominciare questo esercizio della parte posteriore del torace. Quindi svuoto per poi dopo riempire d'aria la gamba toracica, quindi i polmoni. Molto più difficile questo esercizio, però va fatto piano piano, anche se è un movimento piccolissimo, quindi di una percezione molto sottile, molto poca. Questo esercizio è più difficile rispetto all'altro, ma va comunque fatto. Basta mettersi lì, magari fare una pratica di questo esercizio circa 1 o 2 minuti, poi l'altro giorno un po' di più. È una questione poi di tempo, ok? Questi due esercizi, se quando li farete proprio bene, bastano 2 o 3 minuti, anche qualcosina in più prima della pratica. Soprattutto adesso che faremo posizioni di torsioni. Quando ci sono le torsioni e dove un braccio prende una gamba, eccetera, chiudi una parte del corpo e quindi l'altra rimane praticamente libera e l'altra invece bloccata, devo assolutamente respirare col fianco e con la parte magari anteriore o posteriore del torace. Allora il mio cervello, che comunque è stato allenato a fare questi esercizi, ha una possibilità migliore di eseguire e di respirare in quelle posizioni. Oggi faremo due posizioni, il Ardha Baddha Marichyasana 1 e Ardha Matsyendrasana. Allora, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di schiacciare la campanella per ricevere tutti gli avvisi delle prossime lezioni, per non perdere neanche una. E schiacciate sempre il pollice, mettete il like e fate un commento, perché questo mi aiuterà, perché questo social dà esattamente questa possibilità di altre persone a vedere queste cose che farete. Like, commenti e iscrivetevi, ok? Andiamo là. Allora, io metto le dita dei piedi puntate. Io mi metterò la gamba destra avanti in modo tale che riuscite a vedere
cosa faccio per fare la prima posizione. Poi dopo mi girerò anche guardando la videocamera. Alluce destro attaccato al ginocchio interno sinistro. Aggancio bene le dita dei piedi. Se per caso non riuscite perché vi fa male l'alluce, mettete un mattoncino sotto il collo del piede, per cui sarà leggermente alzato. Invece io metto l'alluce. Circa una distanza tra l'alluce e il ginocchio di circa 10 cm. Io vado, allargo il ginocchio, prima lascio cedere il tronco in basso e potrei anche appoggiare i gomiti. Il ginocchio crea lo spazio, io passo il braccio destro, giro il palmo, aggancio la mano sinistra alla tibia. Giro, ruoto, aggancio bene e vado all'aggancio dell'altra mano. Potrei prendere questo aggancio, agganciare le dita o agganciare, come lo faccio io, il polso. Allora, c'è una torsione perché già in questa posizione il mio fianco destro è bloccato dalla coscia interna destra. Adesso mi giro dall'altra parte così mi vedete cosa faccio. La torsione è una mezza torsione. Allora, alluce destro, scendo, espiro, aggancio. Ok, vedete che quando aggancio il fianco sinistro si solleva. Il braccio destro spinge la tibia, coccio di va dietro, bocca dello stomaco e stop. Quindi creo un'estensione della corona ma leggermente ruotato. Allora, la coscia destra che preme il fianco destro, si libera il fianco sinistro, devo portare il respiro sulla parte laterale del fianco sinistro e dietro e avanti della gamba toracica. Qui davanti, dietro e sul fianco. Bene? E va. Ogni volta che espiro, scendo e estendo ancora di più. Bene. Appoggio giù le mani. Allora, è una posizione mezza, diciamo, intensa, perché non chiudo tutto il fianco destro, chiudo una parte, liberando quella sinistra e respirando solo questo lato, per liberare poi dopo il movimento di estensione della colonna vertebrale. Facciamo dall'altra parte. Questa si chiama Ardha Bandha Marityasana 1. Alluce, aggancio le dita dei piedi dietro, vedete la distanza, e vado giù in basso. Aggancio la tibia, la caviglia, passo il braccio là in basso, giro il palmo sinistro verso l'alto e vado a recuperare la mia mano destra là dietro. Aggancio. E stop. Coccio da dietro, bocca dello stomaco in avanti, abbasso, abbasso, abbasso bene e porto il respiro sul fianco destro. La gamba sinistra non è molle, lei schiaccia il fianco sinistro. Lui sguarda in avanti e via. Inspiro sul lato destro. Faccio da 3 a 5 respiri e poi vengo su. Bene, abbiamo fatto destra, sinistra. Qui vi ho dato un
un'indicazione nel senso di restare 3 respiri o 5 respiri, potrete rimanere di più. Vi ricordo, chi ha dolore all'alluce va esattamente messo il mattoncino sotto, oppure delle coperte, oppure un libro sul collo del piede, in modo tale che io rimanga un attimino più su quel bacino e che il bacino non mi faccia una retroversione, ma che dia la possibilità già di mi fare una anteroversione per dare un'estensione maggiore alla colonna vertebrale. Questa è esattamente stata la posizione numero 1, Ardha Baddha Marityasana 1. Adesso Ardha Matsyendrasana. Allora, è una torsione molto più intensa, per cui posso fare anche la regressione e piano piano fino alla posizione finale. Metto sempre l'alluce destro attaccato al ginocchio sinistro, aggancio le dita dei piedi là dietro, mano destra sull'esterno della coscia destra, questa gamba deve essere libera, morbida, io porto la gamba all'interno, l'addome inferiore destro deve scavalcare la coscia, porto sul braccio, devo andare nella direzione destra, lo sguardo e il braccio, vado là e aggancio le ascelle esterne al ginocchio interno destro e mi siedo. Qui potrei esattamente fare e finire esattamente qui e andare in torsione. Il ginocchio destro spinge all'esterno, il braccio spinge esattamente contro, il fianco sinistro è bloccato, per cui devo respirare sul fianco destro e vado là e lo vuoto. Uno che non riesce a mettere l'ascella metterà la punta del gomito o prenderà con la mano sinistra e rimane lì da 3 a 5 respiri in questa posizione. Vado di nuovo, aggancio e ruoto. Punto il gomito verso il basso. Espiro, cambio. Appoggio le mani, alluce sinistro, ginocchio destro. Creo quella distanza di 10 cm, vengo su, aggancio le dita dei piedi, mano sinistra esterna della coscia sinistra, non lo metto qua perché poi il braccio va esattamente in questa direzione. Devo creare esattamente una possibilità per il braccio di portarsi all'esterno. Sul braccio e vado in aggancio. Ginocchio spinge all'esterno poco, il braccio crea una resistenza e io ruoto. Espiro, vengo su in alto. Allora, ho fatto questa variante perché poi dopo ci sarebbe esattamente una posizione col braccio, la mano giù, col braccio su, eccetera. Ma finiamo esattamente qui, anche perché l'altro è molto più impegnativa e quindi va fatto esattamente un po', come dire, nei suoi minimi dettagli. Mettiamo che abbiamo fatto 3 tipi di varianti su Ardha Matsyendrasana: solo con la mano appoggiata, col gomito sulla punta del ginocchio o col gomito passando oltre andando verso l'ascella. Ok? Queste 3 varianti vanno già molto bene come tipo di torsione e per lavorarci sul respiro, prendendo esattamente gli spunti di quegli esercizi, i primi 2 esercizi che abbiamo fatto all'inizio. Sul fianco, per cui lavorare sui fianchi in basso e sulla respirazione posteriore del torace. Vedete esattamente che poi queste 2 posizioni sono veramente intense perché l'aggancio, l'alluce, il piede, eccetera,
se per caso non riuscite a fare la posizione, c'è sempre la regressione, ok? Il mattoncino, l'aggancio non deve essere tanto l'aggancio, magari potete prendere anche una corda, nell'agganciare il braccio sinistro che va a prendere il destro, la corda prende il pantaloncino, prende la maglietta, per cui ci sono diverse magari varianti e quindi di regressioni per far sì che io riesca almeno a avvicinarmi alla posizione finale, ma l'importante è che riuscite a lavorarci con il respiro, con una posizione, una difficoltà media, non altissima, perché poi dopo, se sono molto in difficoltà, io sono nella difficoltà, non sono più nell'asana, non sono più nel respiro, che è la base di tutte le posizioni, di tutte le asana, ok? Allora, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di schiacciare la campanella per non perdere neanche una lezione. Bene, è finito, ci vediamo lungo le strade!